Un viaggio attraverso i 2 anni più tragici dell'era moderna, la pandemia, il Covid, ieri, oggi e domani. Cos'è stato il presente e soprattutto cosa sarà? Il tema dell'incontro organizzato da Rotary che ha visto relatori due medici che in prima persona si sono occupati di Covid lavorando quotidianamente in prima linea sin dagli inizi. Benedetto Trobia, responsabile dell'emergenza Covid in provincia ed un luminare della pneumologia in Italia. Il professor Carlo Vancheri, Nisseno, cattedratico all'Università di Catania. Entrambi per le loro competenze hanno spiegato come si è arrivati tra il buio dei primi tempi, i vaccini e i nuovi supporti clinici che sono arrivati nel corso del tempo. Alcuni dati enunciati da Benedetto Trobia per dimostrare il lavoro dell'azienda sanitaria ospedaliera: 534.753 il numero dei vaccini somministrati a ciclo completo in provincia, con una copertura superiore all'82% per il capoluogo nisseno. Il numero dei tamponi molecolari antigenici di prima e seconda generazione somministrati dall'inizio della pandemia: 404.029. E poi la novità, l'istituzione di un ambulatorio per il post-Covid a breve. E delle cure attuali ha parlato il professor Carlo Vancheri delle modalità di convivenza con il virus. Professore, lei nella sua relazione, nell'intervento, ha parlato alla fine di queste quattro possibilità sul domani di integrazione del virus, di estinzione, eccetera. In realtà lei non ha dato una risposta precisa, invece vorremmo capire cosa pensa veramente lei, dall'alto della sua esperienza da medico, da professore e dall'esperienza sul campo di questi terribili anni. Beh, ovviamente è difficile fare delle previsioni certe. E diciamo, la mia idea è che probabilmente riusciremo a convivere con il virus, quindi sostanzialmente avremo dei vaccini che nel futuro saranno sempre più specifici anche per eventuali nuove varianti, per eventuali nuove mutazioni, e credo che questo sarà fondamentale per riuscire a convivere con il virus e quindi non ritornare nelle problematiche che abbiamo vissuto nei precedenti 2 anni. Rispetto alla ricerca pneumologica dello studio, lei è fiducioso affinché si possa arrivare anche a bloccare il virus prima che faccia tutto questo danno? Questo secondo me è anche questo dipendente dalle nuove terapie, e oggi abbiamo terapie che sono sicuramente efficaci, mi riferisco alle terapie con farmaci antivirali o con i monoclonali, e questo è molto diverso rispetto anche semplicemente a pochi mesi fa. E quindi questo potrebbe consentire, intervenendo nei primi giorni della malattia, a bloccare la malattia nelle fasi iniziali. E poi, se abbiamo anche fatto i vaccini, e come dicevo prima, sicuramente avremo vaccini che saranno sempre più specifici, questo ci consentirà ovviamente di non arrivare ad avere e a sviluppare delle malattie che siano particolarmente gravi dal punto di vista respiratorio o dell'interessamento anche di altri organi.